Buongiorno ragazzi, sono tornata a casa, non sono stata moltissimo da The Maze, soltanto 2 notti. Comunque sono tornata alle 3 di notte, pensate ieri, cioè io pensavo mi stessero per annullare il volo, invece alla fine siamo decollati perché c'era brutto tempo in Germania, tipo, quindi boh, alla fine abbiamo aspettato un sacco di tempo in aereo così pronti e poi invece ci hanno dato il via libera e siamo decollati, però era tipo mezzanotte e quindi sono arrivata a casa alle 3, tipo, cioè assurdità, assurdità, e nella navetta che mi portava a casa stavo montando il video di oggi, quindi almeno oggi riesco a caricare un video, anche se non so se farò in tempo a caricare questo vlog che sto filmando per domani. Come al solito, gatto Denver, primo in pole position per salutarvi tutti, perché non può essere altrimenti, ragazzi. Naturalmente, 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 gattino senza denti. C'è ancora la valigia, devo ancora svuotare tutto quanto. Ma oggi intanto vorrei prendere appuntamento da Goran per andare a fare le unghie, perché ho notato, anzi credo almeno, perché sono passate esattamente 2 settimane e la mia ricrescita, cioè, credo sia abbastanza imbarazzante in 2 settimane, o forse no, o forse poco, non lo so, ditemelo voi, visto che è la prima volta che faccio il semipermanente. Gatto Denver non è d'accordo, però vorrei appunto rifare la manicure perché si vede un po' la ricrescita e poi vado a fare anche la terapia dell'ossigeno. Lo sapete, ormai mi sto trovando benissimo con la terapia dell'ossigeno, sto perdendo molti meno capelli e li vedo molto molto più voluminosi. Questi li ho lavati, cioè questi li ho lavati ieri, quindi hanno già perso un po' di volume, ma quando faccio la terapia dell'ossigeno il giorno dopo si vede proprio che sono rialzati, è una figata. Comunque sì, adesso svuoto la valigia e mi preparo. Fuori c'è il finimondo, ci sono dei tuoni e dei fulmini terribili, quindi. Però mi piace quando piove, c'è il temporale in estate. Non lo so, ha il suo fascino la pioggia, i temporali forti estivi. O sono solo io? Non lo so, a me piacciono. Ok, questo è l'outfit di oggi, molto easy, con questo top lungo rosa, giacchetta in pelle corta, jeans scuri e non so ancora che scarpe metterò perché devo vedere se sta ancora diluviando oppure no. Comunque, sto scegliendo quale orologio mettere. Vorrei indossare uno nuovo che mi è arrivato adesso da Daniel Wellington. Vi faccio vedere. Eccolo, tadan! Loro hanno sempre dei packaging molto molto belli. Questo ad esempio era il packaging dell'orologio che mi hanno spedito prima di questo e sono tutti molto eleganti e mi è arrivato questo che è con cinturino NATO si chiama e devo dirvi che beh, loro sono molto conosciuti proprio per questo cinturino, è un classico e si può cambiare, cioè sia in questo bellissimo rosso rubino che in questo bellissimo blu. Il modello si chiama, perché mi chiedete sempre i nomi dei modelli, quindi devo dirveli, ci tengo a farvi sapere. Il modello è Classic Rosalind, scritto con la Y, è un orologio che si può indossare sia di giorno che di sera, secondo me. E tra l'altro vi metterò anche in sovraimpressione, perché me li chiedete sempre, sempre, sempre i codici sconto, e poi magari a volte non ve li metto in sovraimpressione, me li chiedete nei commenti, quindi mi dispiace poi magari che vi sfuggano. E il codice sconto è, aspettate che vi dico con sicurezza, così non sbaglio, è KissandMakeup01, quindi proprio il mio nome praticamente, dai, quindi KissandMakeup01, comunque ve lo scriverò da qualche parte e avete il codice sconto, però solo per gli acquisti online sul sito danielwellington.com, ok? Comunque ci tengo a precisare che non guadagno mai sui codici sconto, ragazzi, è solo uno sconto per voi, se l'azienda me lo offre io ve lo passo, però per me non c'è percentuale, non ci sono guadagni, è proprio una cosa che io non faccio, non ho mai fatto e mai farò, quindi ci tenevo solo a precisare. Gatto Denver, sei d'accordo? Ok, grazie per la tua approvazione. Eccolo, eccolo l'orologio, devo dire che è davvero molto molto bello, mi piace un sacco questo cinturino, poi è anche molto estivo secondo me. E voilà, così è indossato, tadà! Piace un sacco, eh? Sia. E poi sono super leggeri. Leggeri, leggeri gli orologi Daniel Wellington. Non si sentono addosso. Non danno fastidio neanche nelle giornate più calde. Molto, molto bello. Ci piace. Farò un frullato di albicocche. Due bicocche e una pesca. Due albicocche e una pesca. Un po' di latte. Non ho purtroppo più yogurt greco. Quindi non sarà bello adesso come piace a me. Però dai, almeno un buon frullato appena sveglia. Voilà, frullato. Pesche e albicocche, pronto, è un buonissimo, buonissimo profumino. E voglio ringraziare anche tutti per i consigli che mi avete dato riguardo alla lavastoviglie, perché
puzzavo, ma adesso ho visto che facendo un giro vuoto e lasciandola aperta non puzza più, quindi vi ringrazio, mi avete detto in tantissimi di lasciarla aperta. E poi devo ancora provare il trucchetto dei limoni, così, perché adesso non abbiamo limoni, però lo proverò, quindi vi ringrazio. Guardate un po' che cosa c'è qui per me. Sono andata via 2 giorni e sono tornata per trovare tutti questi pacchetti, e tra l'altro sono molto curiosa di vedere che cosa c'è in questo gigantesco. Sono quasi arrivata ad Agora, ragazzi, ed è una splendida giornata. Insomma, dai, sì, molto meglio. Prima sembrava venisse giù il diluvio universale. Quindi sono molto molto contenta di fare una piccola passeggiatina. Guardate che bellezza. Ta-da! Eccoci! Ci stiamo preparando per il semipermanente, viva! E questi sono i colori, ma so che c'è anche il bianco, perché l'ultima volta l'ho fatto bianco. Non so se rifarlo bianco oppure se scegliere un nude stavolta. Sarebbe interessante poter farvi scegliere, quindi filmare ogni giorno uno. I miei follower decidono la mia vita, sarebbe carina. Vediamo, bianco mi è piaciuto molto, quindi magari rimando su questo. Adesso abbiamo messo l'impacco e abbiamo messo queste pinzette per evitare che scappino. Ok. E quale colore faremo oggi? E oggi faremo questo nude, alla fine ho deciso, ragazzi, che è il primo qua, non riesco a farvi vedere qual è esatto, e poi farei un disegnino argentato su, così per cambiare un po', dai. Argentato ci sta. Tipo Edward mani di forbice. Siamo la notte, siamo. Ok, questo è il rosa che ho scelto, che in realtà sembra quasi bianco, in realtà invece forse sulla mia maglia si vede di più perché è dello stesso colore, in realtà è proprio di un bellissimo bellissimo rosa. E adesso arriverà l'altra ragazza che mi farà i disegnini. Ragazzi, questo è il risultato finale. Sembrano un po' più chiari di quanto sono in realtà. In realtà sono di un bel rosa nude e ho fatto solo sull'anulare, lo vedete, questo piccolo piccolo disegnino, questa piccola decorazione anche sull'altra mano. Vi faccio vedere subito. Ta-da! Ne sono molto contenta, anche perché nel frattempo le mie unghie sono cresciute finalmente, che l'altra volta ho dovuto farle cortissime perché una si era spezzata, invece adesso sono già, dai, di una lunghezza quasi decente. Vorrei farle crescere ancora un po', però super 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 contenta, davvero sono bellissime. Allora, queste 3 fantastiche ragazze mi stavano aspettando davanti a Goran. Per quanto tempo? Per un'ora mi avete aspettato, ragazze, grazie. Volete dire qualcosa a chi ci serve? A chi ci serve? Ciao Milena. Ok, ciao Milena. No, vabbè, capita ormai ogni volta che esco da Goran, perché nelle stories voi vedete che io sono da Goran e quindi vi appostate davanti, e poi quando esco c'è sempre qualcuno, non ci posso credere, ma queste ragazze che carine, c'è un'ora lì, mi hanno aspettato per un'ora e non ci posso credere, davvero. Non ci posso credere, è troppo bello per essere vero. E sono tornata a casa e voglio farvi vedere che cosa ho preso. Sono stata anche al supermercato. E ta-da! Ciao pupetto! Ciao! Ho preso, vabbè, zucchine, quelle piccoline e verdi chiare, che sono le più buone secondo me, se Tomas non distrugge tutta la porta della cucina. E poi ho preso questi tortini senza glutine, ma non perché fossero senza glutine, devo essere sincera, ma perché mi sembravano buoni. Oh, ok, non li stavo neanche inquadrando. Ok, questi. Poi una pizzetta, prosciutto crudo, molto molto buono, yogurt 0%, cioccolato da bere che vorrei usare per un mukbang che domani. Tu? Sì, perché tu hai il Nesquik. Sì, io Nesquik è il migliore. Lo vedo cacao anche qua. Ma questo non è per te. E questo e questo cosa sono? Latte. Microfiltrato, cos'è sta roba? Non so perché è microfiltrato, però è latte. E questo invece è latte di mandorla per me, che voglio provare.
Cioè no, so che è buono il latte di mandorla, ecco, però non ho mai provato questo brand, quindi vedremo. Qui hai preso principalmente per me, no? No, questo è per me domani mattina per colazione, che voglio fare un mukbang. Un video in cui faccio colazione chiacchierando. È come quello che abbiamo fatto. La colazione dopo mangio io. Cioè devo far finta nel video. Cioè così, e poi dietro ci sei te che mi ciulli la roba. Fantastico. Non dietro. Quando te ne vai? Ah, quando me ne vado tu spazzoli via tutto, sì. Fantastico. Quando vai in bagno? Perché in bagno? Vabbè, ok. Mettiamo via sta roba? Sì. Ok. Cosa c'è qua invece? Prosciutto crudo. Ah, bene, bene, anche quello è per me. Praticamente io, cioè, non ho comprato niente per me. Come già, pizza per te per... E lo yogurt 0%. Questo gli fa schifo e posso non mangiarmelo. Ah, ecco, ok, tutto il resto per te. Il resto è, sì, game over. Ok, grazie. Allora, la mia cena sarà questa pizzetta, adesso la riscaldo, con il prosciutto crudo, che è buonissimo questo prosciutto crudo, quindi non vedevo l'ora. È tipico mio, mangio spessissimo prosciutto crudo così com'è, però pulisco il grasso, e poi tipo, non lo so, una pizzetta o un pezzetto di pane, così. Raccontaci invece tu cosa mangerai per cena. Mangerò questi pescetti con... Questi sono filetti di pratessa. Ecco, con il, i piselli. I piselli. E come mai devi preparare tutta sta roba? Ah, ma non è tutta sta roba, è poca roba. Poca roba, saranno 7 filetti, no? Dovete sapere che Tomas praticamente quando scongela qualcosa la lascia sempre in frigorifero. Tipo, se vuole scongelarsi, non lo so, il pesce, lui scongela tutto il pacco e poi lascia tutto in frigorifero, quindi non si può ricongelare, bisogna mangiare. E adesso Tomas si mangerà tutti questi 7 filetti, secondo me, e praticamente posso mettere mezza confezione. Vai. Mi scusi chef che la disturbo. Alzo il fuoco. Io non so perché sto qua a fargli compagnia, evidentemente. Forse ho messo troppo olio. Wow. So che uno te lo rubo anch'io. Posso? Anche no. Anche no! Oggi ho incontrato per la strada tante follower, ho filmato quelle tre ragazze che mi aspettavano davanti a Goran, però non ne ho filmate tante tante altre che mi hanno fermato. Sono andata anche in un bar a prendere un mini panino e anche la ragazza che lavorava lì mi ha riconosciuto, mi ha salutato, mi ha detto portami Tomas, portami Pupetto, e come sta il gatto Denver, quindi è stato bellissimo. Sai Pupetto che mi chiedevano di te? Ah sì? Che bello. Sì. E quindi sì, è stato molto molto carino. Guardate che bello che Tomas, versione uomo che cucina con il grembiule. Voi siete anche bene. Io sono contento. Sì. Sono il colore mi piace. Come sta andando, chef? Ci racconti, chef? Bene. Bene? No, ti ustioni, te lo dico sempre, non so perché le ho messe via, scusa. No. Come procede? Bene, bene. Il pesce è un po'. È un po' schiacciato, ma direi che ha un buon profumo il tutto. Ha un buon profumo. Prosciutto crudo, pizzetta. E per Tomas, mega piatto con pesce. E sappiamo, piselli, e poi abbiamo fatto anche l'insalata con mozzarella e pomodori. Buon appetito, Pupetto, buon appetito. E adesso, lo so che sono strana, ma adesso come dessert, mangio questi cereali che abbiamo trovato in Slovenia e sono tipo di un marchio austriaco, Nougat Beats, è di questa marca Knusperone. E sono tipo dei cereali con all'interno una specie di crema alla, tipo la Nutella, dai, una crema alle nocciole con, tada, con il latte di mandorla, che bevo per la prima volta da quando siamo stati in viaggio di nozze alle Maldive. Lo bevevo ogni mattina, mi piace un sacco. Anche voi mangiate i cereali tipo come dessert o li mangiate la mattina? Perché io non li mangio mai la mattina, ma sempre solo per dessert, tipo spuntino così, boh. O sono strana io, non lo so.
Il film è finito, Tobar si è svegliato nel frattempo che si era appisolato, poi infatti filmavo ma non volevo dire niente per non svegliarlo. Comunque adesso vorrei aprire tutti questi pacchetti che vi ho fatto vedere già prima nel video, ma poi in realtà non li ho aperti e quindi mi è rimasta questa curiosità e adesso finalmente li apriremo. Un paio di cose dovrebbero essere due cosine che ho ordinato io e il resto invece non ho idea, quindi vedremo. Ok ragazzi, questo è un mega regalo da Diego Dalla Palma, è gigantesco. No vabbè, ci sono tutti i solari, tutte le robine, che figata. Comunque li vedrete magari meglio in un video spacchettamento, non vi faccio vedere tutto. Wow, mamma mia che mega regalo. Oh, poi altro pacchetto che mi è arrivato finalmente, non è nient'altro che il proteggi schermo per l'iPhone, ma siccome il mio ormai era strarovinato ho preso questo in vetro, sperando che sia buono, chi lo sa. Poi, indispensabile, finalmente è arrivato, e questo è praticamente un, come si chiama, un wifi extender, cioè ti porta il segnale internet, visto che abbiamo casa molto molto grande, e praticamente il nostro internet non arriva né nella parte delle stanze, né nella parte mia del mio studio qua, e quindi abbiamo già preso uno di questi extenders, e adesso internet funziona bene nelle stanze, però non funziona nel mio studio, dove dovrebbe funzionare di più, quindi praticamente, e ne abbiamo preso un altro, tiri! Poi mi sono arrivate delle cosine da Inglot, ma anche questo vi farò vedere tutto magari in un video spacchettamento. Ad un certo punto della serata dovete sapere che tra di noi si inserisce Gato Demer. Oh, Gato Demer, poi che posizioni sono queste? Che posizione è questa, Gato? Tanti baci. Pupetto, com'erano i film che abbiamo visto oggi? Non abbiamo visto perché... Vabbè, a metà e a metà comunque facevano abbastanza schifo tutti e due. Infatti schifosi. Abbiamo azzeccato una oggi. E adesso Tomas, come i giovincelli, sta leggendo il giornale. Ma chi legge ancora il giornale nel 2018? Io sono abbonato, l'abbonato. A volte soffro stabiliti come te. Io sono abbonato. Io sono abbonato, mi ha detto, va bene. Ok. Beh, sapete che vi dico, io adesso mi metterò al montaggio di questo video, che sinceramente non so che cosa ne sia uscito di questo video. Comunque è stata una giornata un po' strana, un po' in giro, un po' a casa, molto movimentata, perché voi non lo sapete, ma io sono sempre sul computer a fare roba, a lavorare, a preparare fatture, a scrivere email, quindi comunque... E adesso mi ritrovo strapiena di peli, grazie Gato Denver, grazie Gato Denver! Grazie caro Denver, Gatta Stellina, non lo so dove sia, sarà già andata a nanna, quindi anch'io vi darò la buonanotte adesso, buonanotte mia family. Tomas non ha tempo per noi perché deve leggere il giornale, buonanotte, dovete sapere, ciao. È troppo indaffarato, non ha tempo, ciao, ciao. Ci liquida così, capito? Ci liquidi così? Ah, grazie! grazie, molto gentile da parte tua. Beh, lasciamo leggere a Tomas il giornale. E niente, io adesso mi metterò al montaggio di questo video. That's the journals. The journals? Yeah. Ah, giornale in inglese si dice journals. Well, this is the questo è il plurale, journals. Ah, è uno? Journal. Vabbè, ah, giusto, sembra ovvio. E come si dice, sto leggendo il giornale nel tuo inglese, molto corretto, molto British? Sto leggendo il giornale? I am legging. Hey? The newspaper. Come the newspaper? Appena detto che si dice the journal, sì. Adesso è diventato newspaper. Sì. E che cavolo d'inglese è? I am legging. The journal. Ok. Grazie per la lezione. Maestro, Minchino e il suo the sapere. Journal Primorsks. Ah, perché questo è il nome del giornale. Sì. È giusto, Primorsks. Grazie maestro, io mi inchino al suo sapere infinito, grazie. Grazie maestro estremo. Della British. Il maestro estremo della British School. E niente, adesso vi do la buonanotte ragazzi, spero vi sia piaciuto questo vlog super sconclusionato. Mi mando un bacione enorme mia family e noi ci vediamo. No, questo video andrà, allora non so se questo video andrà in onda venerdì, lunedì, non lo so.
Comunque, se è lunedì, domani ci sarà un altro video. Se invece è venerdì, dovrete aspettare lunedì, ma nel frattempo potete sempre seguirmi su Instagram, qua sotto. Ah, e non dimenticatevi che il 13 di giugno sono a Milano per incontrarvi tutti da Sephora, quindi c'è il video comunque dedicato, se guardate nel mio canale qua sotto c'è il video dedicato all'incontro a Milano, quindi vi aspetto a Milano il 13 giugno, niente, bacio!